Siamo di fronte a uno dei monumenti più importanti della storia dell'umanità, niente poco di meno che il monumento, diciamo, tempio, il tempio al grande dio Apollo che si trova in Veio, e questi sono i residui di questo enorme tempio che è stato frequentato per millenni dall'umanità, non per 50 anni o 100 anni, ricordiamocelo bene. E vorrei che tu ripetessi un discorso che stavi facendo adesso. Sì, due cose. Allora, qui, come tutti gli insediamenti umani antichi, cercavano di realizzarli dove più era la comodità, il comfort. E qui, nella zona, questo è il centro di un, diciamo, sistema fluviale particolare e anche di contributi di sorgenti di acqua, che erano l'elemento essenziale per la vita e per l'igiene. Non essendoci allora le condutture in piombo o in rame, utilizzavano quelle naturali. E qui ci sono due fiumi. Oltretutto ossigenate, ricordiamoci quanto sia importante l'ossigenazione dell'acqua che si allora vede. Qui ci sono due fiumi con addirittura con tre cascate che quindi producono ossigenazione, ma addirittura ci sono poi una sorgente di acqua acetosa e una sorgente di acqua sulfurea nel raggio di 500 metri, 800 metri. E quindi questo è stato uno degli insediamenti più antichi del Lazio e una delle grandi città-stato delle 12 etrusche e quella più a sud di tutte. Quindi qui c'è stato ovviamente pressione demografica e una continuità di esistenza culturale e di insediamento che è durata fino ai giorni nostri, tant'è che poi da qui, che era il luogo natale di questo insediamento, si è trasferito là sopra, che è il paese che non a caso si chiama Isola Farnese. Che era dei Farnese. Che era un avamposto dei Farnese. Che è stato, è ricordato negli annali già attorno all'anno 1000 come centro urbano importante a nord di Roma. Ma il motivo per cui siamo qui oggi è un altro. E stavo però facendo un'altra analisi con l'amico Jacopo. Qui parlavamo di una serie di argomentazioni che tutti citano a proposito del nuovo ordine mondiale. Allora, il nuovo ordine mondiale non è un'ipotesi politico amministrativa attuale, esiste da che esiste l'uomo, cioè l'uomo ha sempre cercato di tenere il controllo della cultura, della civiltà, della società e della politica. A livello globale. L'ampliamento dei propri confini fa parte sistematica. Esattamente. Il tentativo di fare questa operazione. Ma le operazioni ci sono sempre. L'idea ecumenica, cioè l'idea di dominare gli altri creando una civiltà che è l'esportazione della propria cultura per garantirne la continuità, è un'idea che non nasce oggi. E la supremazia. Certo. Per cui è esistito, tanto per fare qualche esempio, la romanità, l'impero romano, che era appunto un sistema di globalizzazione, perché globalizzavano sulla cultura greco-latina l'intera umanità conosciuta. Poi c'è stato l'ecumene cattolico, che è partito dalla stessa considerazione, che ha mandato in giro in avascoperta i vari preti missionari. E poi ci sono state le colonizzazioni. E soprattutto l'ecumene anglofono basato sui commerci, ecco dove ci indica sui corsari, sui commerci, sul controllo delle acque. Ora delle acque, cioè delle acque marine. E ora ci troviamo e ora ci troviamo di fronte, che è rimasto sempre un'organizzazione privata, lo ricordo per i nostri amici. Da allora fino ad oggi l'ammiragliato è un'organizzazione privata che quando organizza di fare una guerra la fa per conto suo, nei propri interessi particolari, e il popolo inglese segue per succube. Completamente succube, è un popolo assolutamente passivo, è molto più passivo di quanto lo sia il popolaccio
il popolaccio italiano, che invece le rivoluzioni ogni tanto le fa e quant'altro. Allora io volevo però andare ad affrontare un tema logico, e cioè che questa lotta al, diciamo, al potere mondialista è una pseudolotta, come appunto diceva anche Giorgio, in quanto è sempre esistita e quindi è un fatto endemico, non è una questione emergenziale, no? Ma soprattutto l'analisi è, scaturisce da un ragionamento falsato. Allora, mi parlava di una tizia che si dice figlia di Tutankhamon. Lasciamo stare, no, non entriamo nel merito. Io conosco tanti che sono, si dicono figli di puttana. Come noi, per esempio. Appunto. Allora, il discorso è questo, che è facile fare, molto difficile prevedere il futuro, perché essendo che le diramazioni logiche del futuro non hanno limiti, perché ognuno può immaginare quello che vuole e poi iperbolicamente diciamo reiterare questo tipo di ragionamento, e quindi è praticamente impossibile prevedere il futuro, ed è diciamo un azzardo probabilistico, no? Ecco, come giocare all'otto. Viceversa, fare un'analisi e cercare di trovare una paternità ad un concetto che si esprime nel momento in cui si esprime, riandando a ritroso nella ricerca di un padre, ricordo a questo proposito che c'è stato uno studio molto fondato negli ultimi anni, adesso non mi ricordo più da chi proposto, che riusciva a ricondurre l'intera etnia europea alla nascita di solo 9 femmine nel periodo dell'uomo sapiens sapiens, cioè solo 9 donne hanno dato il contenuto del loro DNA a tutta la discendenza europea. Che non stupisce affatto. Capito? Quindi andare a ritroso e dire io sono figlia di Tutankhamon, in realtà questa tizia non dice forse neanche una falsità. Dice una cosa che è potenzialmente possibile. D'altronde, scusami, ma Romolo siamo troppo vicini, perché 1300 avanti Cristo non è che sia un'epoca così lontana. Però se andiamo a ritroso di 30.000, 50.000 anni, probabilmente uno potrebbe essere figlio di qualcuno che fosse, diciamo, identificato come Tutankhamon. No, non abbiamo i nomi dei nostri padri da allora, ma uno potrebbe dire io sono figlio di cazzo fasciato, no? Come minimo, molto fasciato. Quelle divinità erano molto, poi soprattutto erano divinità che avevano la testa di animale, no? Infatti. Allora, come si diceva di un noto politico italiano, no? Che aveva il corpo di Bruto e la testa di Cassio. bella, molto bella. Quindi, allora, veniamo a quello che abbiamo fatto oggi. Allora, oggi e si vede pochissimo qui. Denunciato il signor Attilio Befera. Andiamo alla luce del sole, perché questa denuncia deve essere portata. Il sole invitto, ecco, che è rinato dall'altro ieri. Esattamente, eccolo qua. Pronti, ci denuncia stiamo. Contro il signor Attilio Befera, Mastro Pasqua e compagnia cantante. Adesso ci lo commenterà anche Jacopo. Intanto Jacopo ci riprende, mentre intanto diciamo alcune cose noi. Allora, va evidenziato che il signor Befera l'abbiamo denunciato una decina di volte, se mi ricordo bene, però ancora non c'era, stata data l'occasione per una serie di circostanze, per cui abbiamo rimandato, perché il fatto è avvenuto. Non costituisce reato. No, il fatto è successo, è avvenuto già un anno fa, 2 anni fa, e quindi andava fatto prima. Però ovviamente qualcosa anche noi dobbiamo diciamo recriminare, e in questo caso, ecco, chiediamo venia a chi ci dovesse accusare di essere, diciamo, stati prolissi nelle nostre azioni. Allora, il discorso è questo: il signor Befera, nonostante tutto il potere che detiene, in realtà dimostra che se qualcuno... No, lo detiene proprio perché deve aiutare gli amici degli amici, certo, ecco perché lo detiene. Certamente, ma basta semplicemente che un cittadino di qualunque estrazione sociale, censuaria e quant'altro, culturale, abbia il coraggio di mettersi di traverso, che vince, metodicamente vince.
Allora, il signor Befera, nonostante che abbia... Che ha usurpato l'autorità dello Stato, certo, che non gli spetta. Assolutamente, ma nonostante abbia un budget di 1 miliardo di euro per gestire il carrozzone che, per strozzare e usurare i cittadini italiani ad uso e consumo dei suoi mandanti... Che è sempre meno dei miliardi che hanno stanziato adesso, no? Lor signori, in questa nuova legge che hanno fatto, dei miliardi che devono essere spesi per la lotta contro il nazifascismo. Certo. I miliardi che devono essere spesi per fare un monumento alle vittime degli ebrei, vittime ebree, hai capito, qui a Roma, certo, e un altro monumento, mi pare, a Milano. Questi sono miliardi che costeranno queste bellissime manifestazioni di religiosità, di autentica religiosità, perché si chiama... Si chiama una nuova religione, si chiama religio olocaustica, no? E questa nuova religione costerà agli italiani, bontà loro, quella cifra. Allora, nonostante questo miliardo messo a disposizione dalla pubblica amministrazione per strozzare i cittadini indifesi e vittime di questo regime, strozzare e ricattare. E ricattare vittime di questo regime assolutamente dispotico e illiberale che oramai ci subissa quotidianamente in mille maniere diverse, sazio e non saturo di quello che già aveva, ha 8.000 e passa suoi dipendenti stipendiati da noi cittadini italiani. Addirittura per portare avanti e cercare di proteggere il suo operato, che è assolutamente indifendibile a livello giuridico, ha bisogno annualmente di circa 6.000 avvocati che metodicamente perdono le cause. Perché allora, il cittadino che fa ricorso è un cittadino che già facendo ricorso riesce a trovare la forza e il coraggio di fare ricorso, è un cittadino che sa che può vincere. Ma è altrettanto vero che questo mascalzone di Befera, no? Tanto avvessato che un bel momento è stato sistematicamente preso, no, con il boccone in bocca, con il sorcio in bocca, perché è andato completamente fuori legge, sempre comunque fuori legge. Capito? Così ci... come dice, niente un po' di meno, che il rappresentante del sindacato dei dirigenti della pubblica amministrazione dello Stato. Cioè, i dirigenti della pubblica amministrazione dello Stato ritengono in maniera inoppugnabile, perché effettivamente è vero, no? E basta andare a leggere quello che scrive il presidente di questo sindacato, e ritengono che questa sia tutta una truffa, una colossale truffa costruita contro lo Stato e ai danni dei cittadini e dello Stato. E dello Stato, e compreso i danni dei dirigenti dello Stato stesso. Quindi siamo oramai alla confusione e al paradosso più totale. Cioè è un sistema oramai involuto su se stesso. A Roma si dice incartato. Incartato. Cioè questo sistema è intenzionalmente incartato. No? Cioè Befera è funzionale al progetto generale, al progettista di Befera. Degli italiani gliene frega un cazzo di niente, ma anche di Befera gliene frega meno di niente. Cioè Befera è semplicemente un burattino, uno strumento a livello del burattino che gli serve per raggiungere i suoi fini, che è la conquista dello Stato italiano. Questo dobbiamo capire. Per la confisca e distruzione, così come dichiarato in maniera palese, il cosiddetto Mario Monti, perché Mario Monti è espressione, nel vero senso della parola, della cretineria, perché ha detto certe cose. Dice: dobbiamo perdere quote dello Stato, no? E tra l'altro, ricordiamoci bene, è importante questa cosa, le due massime espressioni dell'università Bocconi. Il sommarificio ufficiale. Il sommarificio. Sono due. Attenzione, uno è Mario Monti e l'altro chi è? La Tommasi. Esatto, Sara Tommasi, è vero, è lei, le massime espressioni, le due quella componenti, di fondo. Le due componenti essenziali. Sì, Sara Tommasi, la quale più di una volta si è vantata, ha detto sì, io sono stata diplomata con il massimo dei voti, sì, è vero, alla Bocconi, ho
ha preso la lezione e lo ha preso tutti i mesi per fare i soldi, punto ma, pari. Ma sarebbe il caso di domandarsi come fa uno come Sara Tommasi a laurearsi con 110 all'ora. Come fa? Secondo perché te... è data la Bocconi, se andava all'università di un altro tipo, no, ma soprattutto con molte professoresse femmine, ha fatto la bocconiana. Ma, assolutamente. Non lo nascondere. Vogliamo dire un altro termine. No, bocchinaro o bocconiano è la stessa cosa. Bene, chiudiamo qua. Grazie.